Prime bracciate a Rovereto per il 7 Rosa che fino al 4 giugno sarà in Trentino in vista di Parigi 2024. In questo iniziale ritrovo la nazionale femminile di pallanuoto, alla sua quinta partecipazione olimpica, sta mettendo fieno in cascina per arrivare al top ai quarti di finale in Francia. 20 su 22 le atlete a disposizione, all'appello mancano solo le due spagnole Avegno e Giustini. Tanto il lavoro sia in acqua sia fuori per il team allenato da mister Carlo Silipo, che non nasconde le sue ambizioni dopo i due recenti bronzi agli europei e ai mondiali. Ci sono tante squadre che possono arrivare a medaglia. Penso 6 sicuramente possono tranquillamente stare a medaglia, così come possono uscire dal podio. Quindi bisogna prepararsi a questo evento che è molto stressante. La capitana Valeria Palmieri è alla sua prima partecipazione a 5 cerchi. Ti puoi allenare tanto, poi il livello comunque è alto, ma se metti un pizzichino in più a livello caratteriale può fare tanto la differenza. Chi invece ha esperienza da vendere è Roberta Bianconi. Credo che vivranno grandi emozioni, sia di entusiasmo ma anche un po' di ansia e agitazione, ma punteremo comunque a prepararci al massimo e noi più esperte cercheremo di prepararle a quello che si vivrà nel villaggio e durante la competizione.